Benvenuti su MrGadget.tech. La domanda di oggi è: to razor or to flip? That is the question. Quanto mi piace quando parli lo spagnolo. Benvenuti dunque su MrGadget.tech. La prima raccomandazione che vi facciamo è quella di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella e possibilmente anche di fare un sano passaparola dedicato al nostro canale. Allora, oggi affrontiamo il tema di Motorola Razr 2022 contro Z Flip 4 di Samsung. Quale dei due dispositivi è meglio? Qui purtroppo il tema è complicato perché la risposta è dipende, ma prima di tutto affrontiamo la scheda tecnica, vediamo un po' i due dispositivi uno accanto all'altro per cogliere le differenze tecniche che ci sono, perché ne esistono. Rimane uno stesso processore, ci sono le stesse variabili di incrocio tra RAM e memoria interna, stessa diagonale del display, ma due tipi di display diversi. Su questo tra l'altro c'è da notare un dettaglio. Motorola Razr è molto più grande, largo, di Z Flip 4, però questo si traduce nel fatto che il display è identico e quindi bisogna aprire i due telefoni e guardare le cornici. Quelle di Motorola Razr sono molto più generose. Io non vorrei stare qui a stordirvi di dettagli tecnici perché sono una noia mortale e non servono assolutamente a niente. Ho provato a lungo, diciamo per qualche settimana, questi due dispositivi mettendoli uno accanto all'altro, in alcuni casi girando un po' modello Ghostbuster, come state vedendo adesso, utilizzandoli contemporaneamente. Ecco, diciamo che nel complesso l'esperienza d'uso è veramente molto molto simile. Potremmo stare qui a spaccare il capello sul fatto che Motorola Razr ha una fotocamera da 50 megapixel e lo Z Flip 4 ne ha una da 12. Però la realtà è che Z Flip 4, con l'esperienza di Samsung, con il bagaglio che Samsung ha in questo campo, in realtà alla fine porta a casa video e foto migliori di quelle di Razr. Anche il dettaglio della definizione delle riprese video, diamo un occhio, ecco, proprio ai dettagli delle fotocamere e delle videocamere. Razr può arrivare a 8K, Z Flip si ferma a 4K, ma nel complesso i video migliori e le foto migliori sono comunque quelle di Z Flip 4. Però c'è un dettaglio molto importante. Io da molto tempo esprimo un parere molto netto su questo form factor, molto bello da vedere, ma nell'uso di tutti i giorni mi trovo a fare questa azione un milione di volte e finisco con il tenere il telefono sempre aperto, perché Instagram, Facebook, tutte le interazioni che sono necessarie con un telefono di questo genere portano ad aprirlo in continuazione. Ecco il vantaggio di Razr 2022, che invece sullo schermino esterno da 2,7 pollici permette di aprire quasi tutte le applicazioni e di fare molte cose anche con il telefono spento. Questo è il vantaggio più evidente di Motorola Razr, perché se devo guardare onestamente l'aspetto, Z Flip 4 mi piace molto di più, è personale, certo è del tutto personale, però mi piace veramente molto molto di più. Non mi piace ad esempio la finitura di Motorola, che da una parte è brillantinata e dall'altra invece è completamente lucida. Ci sono dei dettagli, il posizionamento delle fotocamere è molto più elegante, questo posizionamento di Z Flip, però il dato di fatto è che nell'utilizzo di tutti i giorni la disponibilità di questo schermo esterno e la possibilità di fare molte cose anche con il telefono chiuso può fare davvero la differenza. Per il resto poi come scegliere tra i due? È davvero difficilissimo, perché sicuramente si passa da una scelta estetica, ma credo che sia molto importante anche il prezzo, perché a parità di prestazioni, a parità di dotazione, sì, la batteria è 200 mAh di più su Z Flip 4, ma Motorola ha una ricarica leggermente più veloce, Z Flip 4 ha una batteria più piccola ma ha la reverse charge, cioè
Nel complesso, se non stiamo qui a fare i noiosi che vanno a vedere i dettagli, i due prodotti si equivalgono. Ecco, nell'utilizzo di tutti i giorni, io continuo ad avere fortissime perplessità su questo form factor, ma dovendo scegliere la fruibilità, sicuramente questo displayino esterno è un aiuto molto importante. Certo, alla fine probabilmente la differenza la fa il prezzo, perché oggi Z Flip si trova a 999 euro, anche meno, nel senso che ci sono negozi che lo propongono molto meno, Motorola è sopra i 1100 euro, quindi comunque una differenza significativa. Io ci metto però anche un altro dettaglio, cioè quello del software, dell'ecosistema e del sistema operativo. Sono convinto che One UI di Samsung rappresenti una soluzione di gran lunga più avanzata. Faccio un esempio. Questi due smartphone possono essere utilizzati entrambi con lo schermo al 90% aperto, ma sono pochissime le applicazioni che gestiscono il Flex su Motorola, molte invece quelle che sono adattate per funzionare in questo modo su Samsung. Quindi diciamo che nel complesso io premierei l'esperienza, la maggiore esperienza di Samsung nel realizzare Z Flip 4, con l'unico dubbio dato da questo display esterno molto generoso e molto fruibile di Motorola. Vabbè, ma così non ci hai detto niente, ma che roba è? Iscrivetevi al nostro canale e ci ritroviamo prestissimo su mrgadget.tech. Ciao a tutti!